greco, misiani. Misiani apposti, Luciano Agostini, Stella Bianchi, Fucci, a posto, ci sono, no, un'altra mano, Palma ha votato, Placido e poi chiudiamo, Valiante veloce, no, se deve ancora mettere la tessera fa il prossimo, onorevole Valiante, è chiusa la votazione, ah! Ho chiuso la votazione, l'ho visto dopo. La Camera respinge, mi spiace, ma lo schermo mi ha impedito la vista. Passiamo all'emendamento 37.5 Toninelli, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Presidente, io penso che mai argomento fosse più attuale. Stanotte abbiamo avuto la trentesima fumata nera nel tentativo inciuciato da parte del Partito Democratico di Forza Italia di votare dei soldati di partito da mandare all'interno degli organi statali, quali in particolare la Corte Costituzionale. Fallito un tentativo che, tra le altre cose, oltre a rendere mutilata la Corte Costituzionale, è un tentativo che ai cittadini italiani è costato, sembrerebbe, addirittura 15 milioni di euro in soldi buttati nel cesso, perché questo Parlamento non si vuole accordare, perché nomi terzi, nomi alti, nomi indipendenti, o meglio dipendenti da se stessi e dalle proprie opinioni, non li volete. Voi volete mandare signori che, quando vanno a votare all'interno di quella giuria costituzionale, alzano la cornetta, chiamano il capo di partito e gli dicono che l'ha mandato lì e gli dicono: caro mio, cosa devo fare? Ti va bene così o ti va bene cosò? Noi no, Presidente. In questo emendamento mettiamo quello che umilmente abbiamo chiamato il metodo a 5 stelle. E sa che cos'è, Presidente? Un metodo che si usa ovunque, che si usa negli Stati Uniti, che si usa in Svizzera, che si usa in Canada, ma che si usa anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea per votare ed eleggere i commissari europei, perché sa che cosa accade? Accade che quando il Consiglio europeo, fatto di capi di Stato e di Governo, indicano al Presidente nominato dalla Commissione europea i vari commissari, i 28 commissari, questi signori sopportano giustamente la trafila che sopporta un qualsiasi cittadino quando cerca lavoro. Io non lo so se voi avete mai fatto colloqui di lavoro. Quando fate un colloquio, ne ho fatti molti, quando fate un colloquio vi presentate con la vostra faccia, col vostro curriculum, fate vedere chi siete, cosa sapete, da dove arrivate, che volete fare. Questo accade in Commissione europea. I signori commissari europei fanno e sopportano giustamente dei quesiti a risposta scritta e devono giustamente sottostare ad un colloquio, audizioni parlamentari per tre ore, sottoposti al giudizio di quelli che i cittadini europei hanno mandato per essere rappresentati. E abbiamo qua ad esempio il deputato Buttiglione, che non è stato molto apprezzato in questo colloquio, nominato dal Presidente del Consiglio italiano di allora. Al colloquio del Parlamento europeo non è piaciuto e l'hanno mandato a casa. Noi chiediamo che questo accada per i giudici costituzionali. Noi non accettiamo gli SMS un istante prima del voto in quell'urna segreta. In quell'urna segreta, nell'SMS, ci sono nomi schifosi, ci sono nomi di parte. Onorevole Toninelli, però... Presidente, è quello che sta accadendo, è quello che sta accadendo da 17 mesi a questa parte, e se avete di fronte una forza politica che i nomi li ha fatti 17 mesi fa e vi ha detto, il giudizio politico va bene, il linguaggio, la richiamavo solo al linguaggio. Vi piacciono o non vi piacciono? Per 17 mesi non ci avete risposto e non ci avete fatto i vostri di nomi, e ce l'avete fatti 36 ore prima del voto. Prendere o lasciare, quella non è più una proposta, quello è un ricatto. In questo emendamento noi vogliamo mettere trasparenza, meritocrazia nelle scelte degli organi, dei rappresentanti più importanti, dei più importanti organi statali. Questo vi stiamo chiedendo,
non solo in questo emendamento da inserire in Costituzione, ma da fare nella imminente elezione dei 3 giudici costituzionali. Fate i nomi pubblicamente, abbiate quella minima onestà di farli, l'opinione pubblica li valuterà. Noi li valuteremo, in 2 minuti li voteremo, alla faccia di 15 milioni di euro che avete buttato nel cesso. Grazie Presidente. Vabbè. Onorevole Gallinella, a titolo personale. Grazie Presidente, io vorrei ricordare a quest'Aula e a me stesso l'articolo 134 della Costituzione, che parla proprio dell'importanza della Corte Costituzionale, giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, e giudica anche il Presidente della Repubblica. Per questo noi vorremmo inserire con l'emendamento 37.5 un criterio di trasparenza, di discussione, di dibattito pubblico, perché i cittadini nella Corte Costituzionale abbiano una garanzia e si riconoscano in quella Corte Costituzionale. Per questo troviamo assurdo e strano che quest'Aula dica di no e questo Governo dica di no a questo emendamento. Dice di no semplicemente perché si vuole proteggere e non vuole assolutamente che dei giudici liberi, scelti da cittadini, possano giudicare il Governo. Un Governo che vuole trasformare la Costituzione a sua immagine e somiglianza. Grazie. Per non avere nessuna discussione. Grazie, rispetto ad altri. Onorevole Gallinella.